Thank you very much. First of all, I would like to say hello to everybody here. Now a little bit better mood for everyone. About the game, from the first second of the game till the end, we were serious and consistent. This is what was the problem of Rayer mostly of the season this year. Since I came, the same. These couple of days we worked a lot. Coaches did a great job by scouting, and today finally we were more consistent. And when you see the numbers, 41 rebound, 24 assists, the ranking 128, 47, that means I would say perfect game. È una partita perfetta. La cosa principale che voglio sottolineare è come abbiamo giocato una partita seria e solida. Questa, la solidità è stata qualcosa che è mancato a questa squadra nel corso di quest'anno e anche da quando sono arrivato io. Negli ultimi due giorni di lavoro abbiamo lavorato molto bene, per questo voglio dare merito ai miei assistenti allenatori, perché appunto oggi siamo stati una squadra solida, abbiamo giocato in maniera consistente per tutta la partita, e per questo appunto, come ho detto, do credito ai miei assistenti e allenatori. Prego, domande. Buonasera a te. Buonasera. Sì, la sensazione è che comunque la squadra sia anche più libera mentalmente sia stata, e guardando i numeri si vede tanto gioco interno, tanto attacco al ferro, conquistando tiri liberi, e sta iniziando a plasmare la... First of all, mentally they have no one single reason to be in the problem, because I'm a pretty open coach. I can accept mistakes, you know, but I cannot accept laziness. And this team have a lot of credit because they practice hard. They're going follow my suggestion, but sometimes just we gotta be more disciplined in the game. And because of that, probably we lost the game against Sassari. Even I'm going to give credit to Sassari, you know, what they did. But if things depend on us, we have to control that. Dice che dal punto di vista della partita odierna, facendo un accenno anche alla partita di Sassari, oggi abbiamo avuto molta più disciplina. Lui è un coach di mentalità aperta, per cui non ci sono problemi di alcun tipo dal punto di vista della libertà con cui la squadra può esprimersi. È un coach che accetta gli errori, però ciò che non accetta è la pigrizia e la mancanza di concentrazione, che appunto a Sassari ci ha costato la partita. Ovviamente dà meriti a Sassari, però sicuramente oggi abbiamo mostrato un altro volto, al di là dei dettami tecnici e delle statistiche di cui avete parlato. No, l'ultima, the last part of his question, it's we want to play inside out, not only to shoot the three point. And if you want to be serious, you got to be a balanced team. And I said it in my first press conference. That means we're going to take three point shot. We spread the court very well. Our offenses create a lot of open situation, but if they're going to cover, we have to put the ball inside. E riprendendo l'ultima parte della domanda, noi vogliamo giocare una pallacanestro equilibrata dentro il pitturato e fuori, non come è successo a Sassari, di cui ho già parlato, mi sono lamentato di come abbiamo tirato un po' senza criterio. Sicuramente vogliamo creare tiri aperti, ma creare tiri con un'idea, quindi palla dentro, palla fuori, ok, ma con un'idea. I nostri tiri devono nascere da situazioni costruite. Buonasera coach. Senta, buonasera. Perché così autoritaria contro una squadra importante come Brescia, che vediamo comunque della vittoria di Coppa Italia, quanta spinta vi può dare il campionato per la sfida con il Virtus Bologna? No, se tu lavori come lavoriamo noi, that means if you are working like we were working, we go game by game and everything is good is going to happen, you know. I think now we are more ready for Virtus than it was when I came at the cup game. We're playing in front of our crowd, which is very important for us. We played probably the best defense since I came here. That's all these facts help us to approach that game on another level. Sicuramente dopo questa partita siamo più pronti ad affrontare la Virtus Bologna davanti ai nostri tifosi. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti. Sicuramente questa partita ci può essere utile.
però appunto è un discorso che parte tutto da noi stessi, e non può prescindere dall'analisi, non può prescindere dal fatto che stiamo lavorando bene e che dobbiamo prendere fiducia da quello che è il nostro lavoro e anche dalla partita di stasera. Stasera abbiamo giocato una delle migliori partite difensive, come è già capitato anche l'altra partita in casa. Sì, sai che... Da quando c'è il coach qui. Non parla italiano bene. Lo traduce bene. Probably with my memory. Write down. Buonasera. Buonasera. Due parole anche su Kendrick Gray, che pian piano si sta inserendo. Questa sera anche la scelta, nonostante i problemi di falli personali, di lasciarlo comunque in campo per dargli continuità. How you can help player is doing mistake, you have to trust him, especially in this game, to give him freedom. That means he need to see that I'm not overreact on his mistake. That means he came late like me, and the guy needed time. We will see where it's going to end up, but today I liked his second half. Sì, quando i giocatori sbagliano, hanno poca fiducia, la cosa migliore è farli giocare, farli prendere fiducia. Sicuramente Kendrick Ray è un giocatore che, come me, è arrivato a stagione in corso, per cui sta inserendo e ha bisogno di tempo, però sicuramente per fargli prendere fiducia ha bisogno di giocare. Quanto vicino si sente la difesa di questa sera al livello di difesa che lei ha in mente per questa squadra? This is a defense we want to do. We have to be honest, it doesn't depend only of us. The other team also, they have quality, you know. But this is something what we want to do. We were very, very physical. We were on them all the time. We had some fouls, but we didn't stop, we continue. Abbiamo giocato in maniera molto fisica, abbiamo speso dei falli. La partita di stasera è quello che vogliamo essere noi in difesa. Poi ovviamente ci sono anche gli avversari, per cui non sempre si riesce a fare ciò che si vuole. Ma l'impronta stasera dal punto di vista della fisicità è quello che vogliamo essere. Coach, complimenti innanzitutto per la vostra prestazione. Grazie mille. Cosa è mancato a Brescia, secondo lei, per non riuscire ad arginarvi? Cosa è mancato? A Brescia. No, I cannot speak about them. I respect them very much. I congrats and I give them credit about the cup. That's amazing result for them. But to talk about them, it's not honest for one professional coach like me. Non è professionale per un allenatore parlare degli avversari. Mi sono già congratulato con loro dopo la vittoria della Coppa Italia. Non voglio parlare degli avversari dopo la partita. Grazie. Grazie a lei. A posto. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Ci vediamo domenica. No? Domenica. A domenica. Venerdì, qua a Pony e domenica. Anche venerdì.